Buongiorno a tutti, buon mercoledì, sono sempre Claudia e oggi ci troviamo a Peschiera del Garda. Siamo qua per il quarto approfondimento che potete trovare sulla nostra pagina Facebook Tourism Peschiera e oggi parleremo dei Ponti dei Voltoni. Allora, volevo ricordarvi innanzitutto il servizio di audioguide che potrete noleggiare nel nostro ufficio informazioni nell'InfoPoint che si trova in piazzale Bettelloni davanti al comune. Vi daremo questa splendida mappa dove in maniera autonoma potrete seguire insomma i punti di maggiore interesse e ascoltare la nostra storia molto interessante con i vostri tempi. Comunque ritorniamo a noi, oggi siamo ai Ponti dei Voltoni, che è quello che vedete alle mie spalle. Il Ponte dei Voltoni è uno dei due ponti di Peschiera del Garda, l'altro è il Ponte San Giovanni che vedete alla fine del canale di mezzo. Il Ponte dei Voltoni è stato progettato come cortina, insomma, come muraglia di collegamento tra i due bastioni, Feltrin e San Marco, ed è stato utilizzato come ponte per l'attraversamento dell'artiglieria pesante che ogni tanto arrivava a Peschiera, dato che il Ponte San Giovanni era in legno e quindi non poteva sostenere tutto il peso di questi trasporti così pesanti. Il Ponte dei Voltoni è caratterizzato da queste 5 arcate ed è considerato uno dei simboli di Peschiera del Garda, dato che è il collegamento tra le due isole interne della nostra fortezza. È stato costruito nel 1556. Il provveditore veneziano Jacopo Gauro diresse i lavori di costruzione del ponte subito dopo la realizzazione della nostra fortezza veneziana. Allora, passando, quindi uscendo dal ponte, passando sotto il volto più vicino a Piazza Ferdinando di Savoia, sorgeva la postazione fissa di pesca denominata il Pescarezzo. E questo tipo di struttura era molto caratteristica del lago di Garda, dato che, come immaginate, Peschiera del Garda e molti altri paesi del lago vivevano di questa attività, quindi della pesca, soprattutto delle anguille. Dell'anguille, che è un pesce di acqua dolce, e da lì nasce proprio il nostro stemma del comune di Peschiera del Garda, quindi due anguille con una stella al centro che è Venere. Infatti si diceva che quando Venere brillava alta in cielo era il momento in cui la pesca delle anguille era più abbondante, quindi per questo il nostro simbolo sono le anguille con questa stella. E ad oggi è presente solo un'ultima testimonianza di questo tipo di struttura ed è visibile qua a Peschiera dal lungolago Bonomi. Una delle cartoline più belle di Peschiera è proprio quella che avete appena visto, che è praticamente la rappresentazione di un gruppo di donne nei loro vestiti tradizionali, intente in una delle attività più ricorrenti, che era il lavaggio dei panni, proprio nei pressi dei Voltoni, quindi proprio qua dove siamo adesso. Salendo poi sul Ponte dei Voltoni si apre questo splendido panorama sul canale di mezzo e sul nostro centro storico, che a detta mia è il più bello di Peschiera del Garda. Quindi venite a trovarci, venite a vedere questo splendido ponte che ha fatto parte della nostra storia. Bene, questo è tutto, ci vediamo settimana prossima con il prossimo approfondimento, che è il numero 5, quindi tabella di Piazza Ferdinando di Savoia, che in linea d'aria si trova proprio a fianco noi. Vi auguro una buona giornata e una buona settimana. Ciao!